Vane. Ehi, amore. Vane. Andiamo a fare le prove? Oggi è sabato. Andiamo? Tra un'ora dobbiamo essere fuori, eh? Ok? Amore, sei arrabbiata perché ti ho svegliato presto? Non ti ho svegliato presto. Pensavo facessi colazione, invece non hai fame. Adesso sai cosa dobbiamo fare? Andiamo a prendere l'acquetta in macchina, eh? È già in macchina. Ma è calda, la dobbiamo cambiare. Vabbè, vado io, non ti preoccupare, ok? Sei stanca? Penso stasera. Andiamo, Vane? Andiamo a fare le prove di stamattina, poi torni a casa all'1:30 e poi stasera alle 6:30 rientri e poi ci vediamo al saggio noi. Mm-hmm. Sei agitata? Un po' sì, vero? Stai calma, amore, rilassati, fai due bei respiri prima di iniziare, eh? E non pensare a niente, va bene? Fai finta che noi non ci siamo. Mm? Infatti non ci siete. No, stasera ci saremo, però. No, adesso. Adesso no, assolutamente. Queste sono prove. Dai, andiamo. Io e te siamo tornate a casa. Vanessina l'abbiamo lasciata nuovamente a teatro per le quasi ultime prove, perché poi anche stasera alle 6:30. Adesso noi mettiamo in ordine casa perché c'è un disastro, perché continuiamo a uscire per fare queste prove. Poi all'1:30 si arriva a prendere Vane o forse va papà e dopodiché si inizia a fare i capelli, trucco, dobbiamo andare a fare il trucco dalla mamma di Teresa, eccetera, eccetera. Va bene, mettiamo in ordine, eh? Mi dai una mano? Sì. Grazie. Andiamo a fare il frisè? Ani? Ani? Anastasia, dove sei? Ani? Ani? Ma allora! Andiamo a fare il frisè? Andiamo a fare il frisè? Eh? Scimmia. Tutti vincere. Sì, certo. E io. Guarda che cadi, guarda che cadi. Hai vinto. Sei troppo veloce. Allora, iniziamo a fare il frisè. Poi quando torna Vanessa devo farlo anche a lei. E sarà lunghissimo perché Vanessa ha miliardi di capelli. Meno male che i tuoi sono più sottili. Pronti? Allora, amore, abbiamo dovuto interrompere il frisè, qualcosina si vede, perché la macchina che avevamo per fare il frisè era un pochino leggera e quindi, visto che Vanessa ha tantissimi capelli, con questa macchina non sarei mai riuscita a fargliela, quindi abbiamo mandato papà a comprare una nuova macchina per fare il frisè, sì. Ok? Quando arriva tra poco insieme alla Vane, perché Vanessa sta per finire le prove, e poi la proviamo anche su di te. Prima però faccio Vanessa, perché è quella che insomma deve fare il saggio e deve essere sicuramente pronta. D'accordo, amore? Sì. Amore, bentornata. Ciao. Come stai? Sì. Stanca? No. Praticamente siete andati lì alle 9:30, siete usciti all'1:30 e in quanti minuti avete fatto le prove? Noi? Sì, tu. Non so, 5 minuti. Cioè, e adesso io dico, no? Ma che senso ha avuto andare lì 4 ore per 5 minuti di prova? E cosa avete fatto in questo frangente? Niente. Abbiamo mangiato, abbiamo mangiato i cracker, i biscotti che hanno portato. Poi ci siamo vestiti, vabbè. Di che cosa ti sei vestita? Con quelli sì, delle... Sì, ah, le avete sì. Messi? Il pantalone com'è? Ti do fastidio? No, mi sono abituata. Infatti, è solo una questione di... Devi prendere la forma del corpo, delle gambe, capito? Sì. C'erano delle maestre brave che chiamavano i bambini amore. Davvero? Sì. Quelli che vi facevano ripassare oggi? No, che stavano con noi, tipo dei bambini un pochino più piccoli. Come si chiamavano? Non lo so, come si chiamano? Allora, una Roberta. Sì. E l'altra Sonia, questa. Ok. Senti, com'è andata oggi? Meglio rispetto a ieri? Sì. Sei andata un pochino più tranquilla? Sei più tranquilla? E alle 6:30 c'è Samuel però, giusto? Sì, sì. Oggi non c'era. Lo so, è a Milano. Mi raccomando stasera, Vane, Sì. Stai calma, respira e fai finta di essere a casa con noi. Anastasia, cosa stai facendo? No, perché se penso qualcosa mi viene da sbagliare. Non pensare a niente, tu devi andare in automatico, tu sai quello no, che devi fare. No, infatti io ti sono andata in automatico e non ho sbagliato nulla. Eh certo, tu non devi pensare, mai, anche a scuola quando hai un'interazione. Però mi devo ricordare le mie pose, dove sono. Ed è difficile? No, perché magari alcune volte ti sbagli. E fa niente, se sbagli torni al tuo posto, fai finta di niente. Tutti sbagliano, anche dei grandissimi professionisti, fanno finta di niente e continuano e vanno avanti, ok? Fatti 5, amore? Sono troppo contenta, non vedo l'ora di vederti stasera. Papà ha comprato la piastra perché i nostri cucciolini sanno perfettamente che io stamattina ho tentato di fare il frisè ad Ani
che poi in realtà è uscito. Solo che ci stavo mettendo una vita e ho pensato che i tuoi capelli, essendo molto più spessi, sarebbe diventata un'impresa. Allora ho detto a papà di comprare una piastra, ma mi sembra peggiore dell'altra. Adesso la proviamo, ok? Poi mangiamo, che dobbiamo lavarci, fare il frisè, andare... Ti devi lavare. I capelli. Secondo me è meglio che li lavi. Allora, vediamo che ore si fanno, perché asciugare i tuoi capelli ci vuole mezz'ora. E se non ho tempo, sei pazza. Va bene, proviamo la piastra. Abbiamo provato un pezzettino, cucciolini. Esatto. Togli le mani perché altrimenti non si vede. No, sono un po' disperata io con queste piastre, devo dire la verità. Forse perché io non le ho mai utilizzate per il frisè. Guarda. Sì, va bene, dai. Non tocchi, magari va via. Esatto, non toccarli troppo. Ok, va bene. Ti ho comprato le forcine da portare. Ti hanno chiesto le forcine? No. Le vuoi portare oggi? Perché? Chissà mai vi servono a mettere i capelli così, che ti danno fastidio davanti agli occhi. Ok. Tanto le ho comprate, sono tante. Abbiamo pranzato, cioè io ho pranzato. Tu, allora Vanessa, dimmi una cosa, sei agitata? No. È da ieri sera che non mangi? Però hai mangiato lì. Nelle 4 ore di buca hai mangiato lì, va bene. Tu hai mangiato il panino prima. Ok, fatti la doccia e adesso ti faccio un po' di frisè con la nuova piastra di papà, va bene? Su, che poi dobbiamo andare a truccarci. Nata, sei tutta profumata e adesso facciamo il frisè. Abbiamo optato per la piastra che ci ha prestato Teresa perché ha l'impugnatura per le manine e così non mi brucio. Va bene, dai, facciamo perché sto impazzendo, siamo solo all'inizio. Cuccioline e cucciolini, finalmente ho finito di fare il frisè a Vanessa. È stato molto lungo e oltretutto secondo me non è nemmeno perfetto perché voi conoscete benissimo Vanessa, sapete quanti capelli ha, ma adesso ve la mostro. Ecco a voi Vanessa col frisè. Oh. Amore, fatti vedere bene che sei sdraiata. Allora, Vanessa è stanchissima e vuole fare un riposino. Poi mi svegli quando hai finito il lavoro. Sì, adesso mi lavo io. Fatti vedere bene, sollevati un secondo. No. Lei non si piace per niente, invece secondo me sta bene, sembra una leonessa. Allora, è anche giusto che lei non si faccia vedere troppo. Comunque, adesso io mi vado a fare la doccia e poi andiamo a truccarci. Andiamo a casa di un'amica di Vanessa e la sua mamma le farà il trucco. Guardate ragazzi, Vanessina si è addormentata perché è distrutta. Il problema è che io le avevo fatto il frisè, speriamo che sia rimasto. Adesso però dobbiamo andare, la devo svegliare. Vane, Vane. Ti devi svegliare, amore. C'è Maura che ci aspetta per fare il trucco. Amore, sei stanca? Riposato un pochino? Hai fame? Hai fame, tesoro? Sì? Cosa ti preparo? Che lo mangi prima di andare da Maura? Pane prosciutto con la Nutella? Mamma. Pane. Con prosciutto? No. Nutella? Va bene, un paninetto, eh? Ma sai che i tuoi capelli si sono raddoppiati con questo frisè? Hai caldo? Sembrano ancora più folti. Teresa, ciao. Tere, sei bellissima. Sembra una balletta. Guarda, faccio anche una... Facci un pezzo di balletto. Sì, esattamente quello che farai stasera, infatti. Senti, ma Teresa, sei emozionata? Gli hai messo la lacca mentre gli facevi? No. No? No. Ma c'è una crespissima. Sì, lei ha dei capelli incredibili. Anche tu sudi in viso, come la Teresa? Ma dai, continuava a ridere mentre mi truccava. Chi? Non lo so perché. Cioè, non rido mai quando il trucco ride. Ma non ridere che ti sciogli, che su. Ride perché secondo me è emozionata. È l'emozione. Vediamo se ride anche la Vane adesso. Work in progress. Trucco finito, fatti vedere. Vane, guardami. Mamma, guardami. Mamma mia, sei stupenda, amore. E anche tu sei stata un po' truccata, amore mio, eh? Come ti senti? Emozionata. Adesso andiamo a prendere papà. Adesso andiamo a prendere papà e andiamo, ok? Se ti vuoi mettere delle forcine, le metti, sono in macchina. Adesso lo chiamo. Vabbè, siamo arrivati. Adesso entri, fai le ultime prove, poi ci vediamo alle 8:30 per il saggio. Mi raccomando, stai calma, stai serena, non pensare a niente, solo i passi, ok? Sei pronta? No. Sei arrivata, sei bellissima, sembra che hai 25 anni. Bellissimo questo frisè. Allora sono invecchiata. Bocca al lupo, ciao. Ciao. Ciao, ciao. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great.
I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute. I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning all. And this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting. And I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things. But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe? And this is my game to play, to claim a brand new name, oh. And I ain't gonna lie to you, I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've ever done. But what's the point of living if you ain't having fun? I guess I'll try this, try that, might miss, gotta find what I'm good at. I guess I look here, look there, over where am I scared, where am I at? I gotta make it in this life, whatever makes me happy, know I'm doing things right. Sipping in the summer on a goose and Sprite, or find a nightclub for the end of the night, oh. And we all got dreams, we all want things. But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe we can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? E grazie mille a tutti che ci seguono, siamo arrivati ai 100.000, grazie mille, un bacione. E ragazzi, salutiamo una bimba, Emily, un bacione anche ad Emily, di Cremona. Ciao!